Inferno, canto 3. Attraverso di me si entra nell'inferno, città dolente. Attraverso di me si entra nel dolore eterno. Attraverso di me si va con coloro che sono perduti per sempre. Il mio creatore fu spinto da giustizia quando creò l'inferno e mi creò Dio, uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima di me non furono create cose non eterne, ed io vivrò in eterno. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate attraverso questa porta. Queste parole minacciose io vidi scritte sopra ad una porta, era la porta dell'inferno. Allora dissi, «Maestro, il significato di quelle parole mi è duro e difficile». Ed egli a me, come una persona che sa e conosce le cose, «Qui bisogna abbandonare ogni paura ed esitazione, ogni viltà bisogna che qui sia morta. Noi siamo venuti in quel luogo di cui ti ho parlato, nell'inferno, dove tu vedrai persone disperate che hanno perduto la speranza di vedere Dio». E poi, dopo che con la sua mano ebbe sfiorato la mia, sorridendo serenamente, per cui mi consolai, mi fece entrare nei misteri dell'aldilà. Qui sospiri, pianti e grida di dolore crescevano intorno, in un'aria cupa senza stelle né luce. Cominciai a piangere. Diverse ed incomprensibili lingue, orribili pronunce, parole di disperazione, esclamazioni di rabbia, voci alte e rauche e contemporaneamente un battere disperato di mani. Da tutto questo tremendo marasma nasceva una grande convulsione ed una continua agitazione, come sabbia dentro ad un vortice, spinta dal turbine del vento in quel luogo indefinito, in quell'aria senza tempo, senza giorno né notte. Ed io, che avevo la mente confusa ed incerta e mi sentivo sconvolto, chiesi, «Maestro, cos'è quel che odo? E chi sono coloro che sembrano così schiacciati, indifesi, vinti, completamente annullati nel dolore? Il lamentarsi disperato, questo abbandono al dolore, il sentirsi perdutamente vinti, è il comportamento delle tristi anime degli ignavi, di coloro dunque che vissero senza infamia e senza lode. Essi però non hanno grandemente peccato, e per questo sono distaccati dai veri e propri peccatori. Tuttavia, non avendo mai assunto nella loro vita eterna alcuna responsabilità, non possono essere accolti neppure fra i beati del cielo, né la loro ignavia può essere espiata in purgatorio. Quindi sono cacciati dal cielo, ma sono anche distaccati dai veri grandi peccatori. Sono anime confuse, insieme a quella vile schiera di angeli che non furono ribelli a Dio, né però gli furono fedeli, ma pensarono solo per se stessi, e quindi anche loro peccarono di ignavia. I cieli hanno cacciato questi angeli e li hanno respinti, perché, essendo loro poco puri, avrebbero potuto offuscare lo splendore degli angeli, veramente degni di stare in paradiso. Ed è impossibile anche per l'inferno riceverli, poiché se essi fossero accolti fra i veri peccatori ed i veri colpevoli, questi ultimi, che peccarono volontariamente, potrebbero gloriarsi di fronte a loro, per avere almeno avuto il coraggio di peccare. «Maestro, è dunque tanto pesante la pena per queste anime che le fa lamentare così intensamente?» «Ti dirò, molto brevemente, che le anime che sono state dentro corpi terreni non hanno speranza di morire, o comunque di annullarsi a tal punto da non soffrire mai più. Per questo motivo, in fondo, seppure gli ignavi non abbiano commesso un peccato tremendo, sono come i grandi peccatori. E la loro vita è comunque così talmente priva di sbocchi e di speranza che essi addirittura invidiano qualunque altra sorte, sia pure fosse quella dei veri e propri dannati. Il mondo terreno non acconsente che rimanga delle loro vite vuote ed insignificanti alcun ricordo. La misericordia, la giustizia divina che essi non scelsero per viltà, ora non si degna, non si cura di loro e quasi li disprezza, abbandonandoli così a se stessi. Nessuno li vuole più. Ora basta però, non ci curiamo più di loro. E tu guarda, osserva pure, ma passa oltre, andiamo via di qui. Allora io, che gettai ancora uno sguardo su quella folla immensa di ignavi, vidi una bandiera, un'anonima insegna che girava e sventolava tanto velocemente che da qualsiasi posizione o parte la si osservasse non si riusciva a distinguerla bene.
e dietro a quella bandiera anonima, che non stava mai ferma, si snodava un'enorme folla di ignavi, anime meschine, un numero incredibile, tanto grande che mai avrei creduto che la morte ne avesse disfatta così tanta. In quel luogo, dopo che io vi ebbi riconosciuto qualcuno, vidi anche e riconobbi l'anima di colui che per vigliaccheria fece il grande rifiuto. Fu proprio allora che mi resi perfettamente conto che quelle vili creature non piacevano né a Dio né al demonio. Questi sciagurati, che non avevano mai vissuto pienamente, erano nudi, come privi della pur minima identità, punzecchiati tremendamente a sangue da mosche e vespe che invadevano quel luogo. Le vespe ferivano i loro volti che sanguinavano, ed il sangue, mischiato alle lacrime, veniva raccolto da vermi schifosi che stavano ai loro piedi. Continuai quindi ad osservare, ed allora mi capitò di vedere a distanza tanta gente sulla riva di un grande fiume, per cui chiesi: «Maestro, concedimi ora di sapere chi sono e quale motivo fa sembrare tutta quella gente ansiosa di oltrepassare quel fiume, così come almeno mi pare di vedere e capire attraverso la poca luce che c'è in questo luogo». «Le cose ti saranno spiegate quando ci fermeremo sulla triste riva del fiume Acheronte». Allora, con gli occhi abbassati ed intimidito, temendo anche di essere inopportuno, cessai di parlare fino a quando si giunse al fiume. Ed ecco quindi venire verso di noi, su di una grande barca, un vecchio con i capelli bianchi, che gridando diceva: «Guai a voi, anime prave! Non sperate mai più di rivedere il cielo! Io vengo per portarvi sull'altra riva nelle eterne tenebre, nel fuoco e nel gelo! E tu, lì, che ancora sei vivo, allontanati subito da quelle dannate anime morte!» E dopo che vide che io non me ne andavo, disse ancora: «Passerai attraverso un'altra strada ed un altro porto, non certo da qui. Arriverai alle foci del Tevere e da lì sarai traghettato nel purgatorio. Vattene, vattene, perché ti conviene che ti traghetti una barca ben meno triste e sciagurata di questa». Allora Virgilio gli disse: «Caronte, non ti arrabbiare. Tutto questo è voluto ed è stato prestabilito lassù, in quel luogo in cui esiste il potere di ottenere tutto quello che si vuole e si desidera. Non chiedere altro, ed ubbidisci». Da quel momento Caronte, il demone nocchiero della livida palude, tacque ed intorno ai suoi occhi roteavano fiamme di fuoco. E quelle anime che erano affrante e nude ed impotenti, quando sentirono quelle crude parole di Caronte, quell'aspro linguaggio, cambiarono colore della paura e battevano i denti dal terrore e dall'angoscia. Nello stesso tempo, come segno della loro disperata impotenza e del loro consapevole definitivo distacco dal bene, maledivano, bestemmiavano, imprecavano contro Dio, contro le loro famiglie, contro tutta la specie umana, e maledivano il luogo del tempio della loro nascita e il seme sia dei loro antenati sia quello dei più diretti ascendenti, cioè dei loro genitori. Poi quelle anime si radunarono tutte quante insieme, piangendo, forte, su quella riva dei malvagi che accoglie ciascun essere umano che durante la sua vita non ha avuto mai timore di Dio. Quindi il demone Caronte, con gli occhi accesi dall'ira, senza parlare ma solo con dei cenni, faceva avvicinare quelle anime e senza pietà picchiava con il remo quelle che sembravano troppo lente ed incerte nel salire su quella triste barca. Come d'autunno cadono le foglie l'una dopo l'altra fino a che il ramo stesso cede e rende la terra tutte le sue foglie, così fino all'ultimo tutte quelle anime malvagie discendenti da Adamo si staccavano da quel luogo che sembrava un ramo, come fanno gli uccelli, su comando, uno dopo l'altro, al forte richiamo di Caronte. Così si allontanavano e se ne andavano attraverso l'Acheronte, quel fiume del dolore color marrone. E prima ancora che quelle fossero arrivate e discese sull'altra sponda, ecco che di qua già si radunava un'altra folta schiera di anime dannate, in attesa del ritorno di Caronte, che avrebbe traghettato anch'esse. E così via, per sempre. «Figlio mio», disse Virgilio, rispondendo alla domanda che un po' di tempo prima gli avevo rivolto, «tutti quelli che muoiono in contrasto con Dio, nel peccato verso Dio, convergono qui da ogni paese e sono pronti ad oltrepassare il fiume Acheronte, come guidati da una forza misteriosa, perché sono spinti dalla giustizia divina che loro sanno essere fatale ed ineluttabile, tanto che la loro disperazione si trasforma addirittura in ansia di muoversi,
per raggiungere ormai senza scampo il luogo e la meta a loro assegnata. Inoltre, siccome ora sai che di qui non passa altra anima che non sia definitivamente dannata, e poiché Caronte si è lamentato di te e non voleva farti passare, allora puoi ben capire ormai il vero significato delle sue parole e del suo comportamento. Il tuo destino non sarà mai fra i dannati. Terminato questo colloquio, la circostante campagna buia tremò così forte in un terremoto che il ricordarlo mi fa ancora sudare la fronte per lo spavento. La terra pregna di lacrime e di dolore sprigionò grande vento e fece balenare un'infuocata luce rossastra. Rimasi stordito e caddi, privo di sensi.